Cari amici, buonasera. Mercoledì 24 maggio, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 395. In regia Mauro Congiu e alle camere Elena. E subito saluti e auguri di pronta guarigione a Sebastiano Scuderi, che invece di andare a travolgere qualcuno con la bici, si è fatto travolgere lui. E tanti auguri, un po' malconcio, comunque è giovane e si rifarà. E intanto comunque ha svolto regolarmente il suo lavoro, ci ha mandato le notizie che vi leggerò dopo. Ma presentiamo subito gli ospiti di questa sera. Alla mia destra Lucio Danza, responsabile organizzativo della 25ª edizione della Stracirie, in programma domenica prossima 28 maggio. Vicino a lui Vittorio Calilli, organizzatore dell'ottava edizione della Corritorino non competitiva, sempre domenica prossima 28 maggio. E infine Paolo Rossi, atleta del Durbano Gas Energy, specialista delle ultradistanze, reduce dalla vittoria sui 50 km del Trail Laghi a Chiaverano e dalla grande prestazione con un terzo posto al BVG Garda Trail a Salò, una gara tra le più impegnative del calendario. Però, come ho accennato prima risultati e notizie a cura di Miria Scamangas e Sebastiano Scuderi. A Caddo di Crevaladossola, in Verbania, il Piemonte conquista il titolo a squadre cadetti con la compagine maschile. Eccolo qua. Quarta, la squadra cadette, che sono anche insieme tra l'altro. Terzo posto nella combinata. Argento individuale per Elia Mattio. Podistica Valle Varaita, classe 2003, al primo campionato italiano conquista un argento importantissimo, ultimo prodotto del vivaio dal quale provengono i gemelli De Matteis. Cambiamo gara a Chieri, 20ª edizione di Chieri Antica, ha mantenuto i suoi 300 affezionati, 296 adulti, 19 giovani. Dominano i rossoneri di Borgaretto con Roberto Catalano, che vediamo adesso in foto, M40, davanti a Luca Staropoli. Terzo Antonio Palumbo del Giannone Running e anche Marco Mazzon e Fabio Salaro, ancora del Borgaretto. Stessa situazione nel femminile con Anita Zuccalli, che vediamo in foto, anche lei del Borgaretto ovviamente, seguita dalla compagna Elisa Sartoretto. Terza Camilla Calosso davanti alla borgarettese Adele Simula. Quinta Ilenia Rosalba Piacentino del Michelin. Oglianico. Buona partecipazione al terzo Oglianico Run della WISP, 311 classificati. Successo di Paolo Boggio del Durbano Gas Energy, su Alberto Boldrini delle Alpi Apuane e su Michael Zagato della Dora Baltea. E dietro hanno incalzi Alfonso Bracco e Davide Raimondo del Forno. In campo femminile vince Maria Rosa Erario del Leini, la vediamo in foto. Tra l'altro speriamo di averla ospite mercoledì prossimo. A 36 secondi Katarzyna Kuzminka del Forno, a 1,44 Valeria Nota della Bairese e in seguito Leonora Massaro, pure Bairese, e Antonella Rabbia del Brancaleone. L'Agoni Trail di 21 km, 15ª edizione a Dormelletto con 235 classificati. Vince Salahuia del Palzola, 1,21 e 45, in volata sul compagno Elmadi Mahamari. A 1,26 Franklin Chiera del Base Running e poi Andrea Perinato e Giovanni Lattella dell'Avis Ossolana. La gara femminile va da Elisabetta Di Gregorio dell'Atletica Verbano, la vediamo a sinistra nella foto, a destra c'è un suo compagno di squadra. 1,38 e 12 con 2,56 su Sara Emele Pe della Settimese, 4,37 su Mara Dalla Vecchia del Palzola e poi Loredana Strozzi del Casorate e Gabriella Gallo del Castellania Gozzano. Parata di stelle a Montebracco, grande spettacolo sabato scorso, la quinta Barge Montebracco, 152 classificati. Marco Moletto dell'Uprun, stronca l'azzurro Bernardi Matteis del Corentin e va a vincere in 43-53 con 1,44 di vantaggio. Al terzo posto Paolo Berg, Valle Infernotto a 2,04. Poi il primo junior Andrea Rostan del Saluzzo con 9 secondi su Giovanni Bosio Desani. Nel femminile Katarzyna Kuzminska della Canavesana si conferma la più forte.
in 54-45 con 30 secondi sulla rivelazione del Gate IMS Enrica Gelfi, 1.38 su Nadia Val Re Valli di Lanzo e su Eufemia Agro del Dragonero e poi ancora dietro Lorenza Beccaria del Saluzzo. Secondo appuntamento col circuito Vertical Sunset a Porte con la scalata alla Fonte degli Alpini, 223 classificati. Tra gli uomini vince Paolo Bert Valle Infernotto su Giovanni Bosio Desani e Manuel Bortola Spodistica Torino, quarto Lorenzo Civallero, quinto Lorenzo Becchio. Tra le donne vince Camilla Magliano della Podistica Torino in 14.09, seconda Francesca Bellezza del Valsusa, nostra ospite appena mercoledì scorso, e poi Cinzia Chiri, Baudenasca, Daniela Bonnè Angronia ed Elisa Grill Valle Infernotto. A Mattie in 175 secondo trail dei sentieri partigiani di 17 km, a Mattie appunto. Si aggiudica la gara Andrea Pelissero del Susa in 1.28.59 che precede il compagno Claudio Alberto, terzo Gabriele Abate del Valsusa Running, mentre Francesca Bellezza, pure del Valsusa Running, domina la gara femminile. Vediamo il podio, 1.52.16 su Stella Riva del Susa e Cristina Usseglio Gross del Desani. Torniamo su strada, doppietta del Roata a Mondovì, Anduma e Vinima della Madonna, 112 classificati, primo Davide Martina del Roata Chiusani, secondo Gagliano Massimo, terzo Silvio Paluzzi. Tra le donne Alice Tealdi vince del Roata Chiusani, anche lei, seconda Eufemia Magro, eccola qua la Alice Tealdi, seconda Eufemia Magro, terza Michela Ferrero del Valtanaro. Asigliano Biellese, i quattro cantoni, 150 classificati, tra gli uomini primo El Mustafa Rashi del Team Marathon, secondo Stefano Contardi, terzo Alberto Boldrini. Tra le donne Greta Negro del Trionfo Ligure, seconda Antonietta di Napoli, Santià, terza Antonella Rabbia, Brancaleone. Ultima notizia, al Giro d'Elba, ottimo secondo posto assoluto per Andrea Feltrin del Giannone Running. E fra le donne, quarta Elisa Casson dell'Olimpia Atletica. Vittorie di categoria per Mario Meneghetti, M60 Venaria, Piercarlo Lagna, Olimpia Atletica M50 e Agostino Bo, GSPT degli M80. Complimenti Agostino, gli ottantenni si fanno valere. Prossime gare, ve le leggerò sul video che riguarda il Monte Soglio, che è in programma appunto domenica prossima, 28 maggio. Nella stessa domenica c'è anche la dodicesima strasettimo di 10 km che l'ha presentata il mercoledì scorso il presidente della settimese Maurizio Bondioli. Partenza alle 10, ovviamente Maurizio Bondioli vi dà appuntamento a settimo, poi sentiremo però dagli altri due organizzatori che vi daranno anche loro l'appuntamento domenica, vedremo dove e come. Sempre domenica 28 c'è l'Arengo, 5 km insieme ai bimbi per Kenya, non competitiva, che partirà alle 10, e a Candelo, 14° trofeo Città di Candelo, 8 km, partenza alle 9.30. Però adesso veniamo proprio su queste immagini a Forno Canavese, trail del Monte Soglio, tre sezioni, le gare sono Girlung, 66 km, 3600 metri di dislivello positivo, Girkurt, 35 km e 2000 metri di dislivello positivo, Gir Vulei 16 km e 900 metri di dislivello positivo. Ogni gara si svolge in una sola tappa, a velocità libera, in tempo limitato ed in regime di semi-autonomia. Il Gir Vulei si svolgerà nella formula agonistica e non competitiva, per quest'ultima non è necessario il certificato medico per l'attività agonistica. Gli altri ovviamente devono essere supportati all'iscrizione dal certificato medico. La gara fa parte del Piemont Trail Challenge, il circuito di trail piemontesi. Poi, viste le avverse condizioni meteo delle ultime edizioni, si è istituita una variante ufficiale del Girlung, denominata Girlung variante maltempo, di 65 km e 3600 metri di dislivello positivo. Non sono previsti premi in denaro, ma esclusivamente premi in natura offerti dallo sponsor tecnico. Certificato,
vorrei ribadire, la certificazione medica per il ritiro del pettorale, è obbligatorio consegnare una copia del certificato medico sportivo per l'attività agonistica. Esclusivamente per il Girvulei non competitivo è sufficiente il certificato medico di buona salute. Per certificare l'abilitazione non è sufficiente portare la tessera FIDAL o altra federazione o ente di promozione sportiva, bisogna proprio portare il certificato. Non è consentita la partecipazione al trail del Montesoglio a chi non fornirà copia del certificato. Invece noi non chiediamo nessun certificato per vederci un minutino di pubblicità, ma aspettateci. Ben ritrovati, seconda parte di Piemonte in Corsa di mercoledì 24 maggio. Bene, abbiamo annunciato in presentazione l'ospite Paolo Rossi come un ultra trail. Innanzitutto vorremmo, tanto per inquadrare un po' la personalità, sulle immagini, sulle foto che manderemo adesso, sono dei momenti più significativi, poi magari se ne ritiene degne di commento qualcuna alla quale stai particolarmente a cuore, interrompimi pure. Certo. Però intanto, innanzitutto, da quanto tempo è che ti sei innamorato del trail? Ma sono con le gare, ho iniziato esattamente 5 anni fa, perché la prima gara che avevo fatto era stato il trail del Montesoglio del 2012. Ah, che ovviamente allora parteciperai a questa edizione. Sì, in realtà dovevo partecipare a una gara in Francia, ma una tendinite ha fatto sì che non mi sia preparato come volevo, una gara da 110 km, quindi ho optato per questa gara del Trail del Montesoglio, al quale sono affezionato perché è stata la prima gara e appunto ho fatto il 2012, ero arrivato quarto e forse quella è stata la fregatura perché mi sono poi innamorato di questa disciplina. Ti è esaltato. Ed è una gara bellissima, un percorso fantastico, molto, molto dura, insomma. Sì, ovviamente si farà tutto. Abbiamo visto la prima foto subito di notte. E questo comunque, qui ti stanno intervistando dopo. Qui è il BBG Trail di quest'anno, la seconda gara che ho fatto ad aprile. Qui hai vinto ovviamente. No, qui è terzo. Ah già, sì, che te l'ho letto nelle caratteristiche, sì. Ti hanno dedicato anche questo bellissimo articolo. Sì. Ecco, però vorrei sapere perché ti sei innamorato di questa specialità così dura, un po' per chi non la pratica, così estrema. Ma allora, io arrivo dal ciclismo su strada, poi ho corso mountain bike, ho fatto sci di fondo, quindi in me c'è sempre stata questa, diciamo, predisposizione all'endurance. Quindi nel 2010-2011, quando ho iniziato a correre un po', perché arrivavo da anni di un po' così di non far molto, ho visto che insomma mi piaceva molto correre dalle mie parti in Val Chiusella, in montagna, per ore e ore, dalle 2 ore poi sono passato alle 3, dalle 3 alle 4, alle 5 e via dicendo. D'altronde in bicicletta si fanno anche 6-7 ore. Perciò esattamente, a 20 anni. È un arrivo un po'. Sì. Quel che resta di te? Sì, il Tour de Géant 2016 che. Ah, allora sei proprio in stato avanzato. Sì, ormai La malattia ormai è entrata nel DNA. Comunque tu hai vinto 2 trail importanti, il Morenic Trail dalle tue parti, però comunque sì. Chiaverano. Nel 2014 e 2015, tra l'altro sì. Abbiamo le immagini proprio del 2014 di questo trail. Per me resta comunque sempre un mistero di come si possa innamorare di una disciplina, non della montagna, ma così dura. Ci vuoi spiegare quante ore correte? Ma sicuramente per me il segreto è la motivazione nell'allenarmi. Io mi alzo generalmente in settimana alle 5 e mezza del mattino, esco alle 5 e mezza del mattino fino alle 7, 7 e mezza. Poi il sabato e la domenica dedico dei lavori molto lunghi. Sicuramente bisogna essere appunto motivati su dei lavori lunghi che ti permettono di fare un gran fondo.
che poi te lo ritroverai nelle gare, perché poi dipende, insomma, i trail oggi vanno da, vengono chiamati trail anche le gare di 15 km, da un mio punto di vista non sono trail, per me un trail è da 50 km in su, quindi oltre una distanza della maratona, con almeno 2000 metri di dislivello, questo è un vero trail, poi con questo non è che giudico chi... Comunque voi trailisti, si dice così? Che... Trailer. 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 È prima rupia. Allora, voi trailer, in voi trailer, tutti i miei ospiti che praticano il trailer, hanno in comune questo entusiasmo. Quando parlate del trail vi trasformate. In pratica si vede che amate questa disciplina, mentre invece l'agonista che si misura sulle strade o anche in pista ha un altro approccio, un'altra reazione nel raccontarsi nella loro competizione. Ecco, voi trailer avete tutto un altro atteggiamento, è affine a proprio la disciplina, la montagna, il silenzio. Credo di sì, perché almeno io ripeto, forse dove mi diverto veramente tantissimo è nell'allenamento, in questi lunghi, in queste salire un colle, scendere, risalirne un altro, riscenderlo. Cioè, non so, quando preparo il Tour de Géant faccio una simulazione gara e faccio 24 ore non stop, quindi parto alle 2 del pomeriggio e vado fino alle 2 del pomeriggio del giorno dopo. E il fatto di vedere arrivare la notte, poi passar fuori la notte e poi arrivare la luce, l'alba, insomma, faticare, boh, non lo so, è una pazzia, però è bella, è entusiasmante. L'alimentazione come... la regoli? È fondamentale, beh, in gara è fondamentale, perché forse ecco è proprio lì la differenza tra una gara su strada, magari, che può essere anche una maratona, un trail. Nel trail di parecchie ore subentra sicuramente un discorso di sapersi idratare e anche nutrire, perché se sono trail più corti bastano degli zuccheri. Ad un Tour de Géant è fondamentale mangiare anche tanto, perché penso che, io non l'ho mai fatto, ma migliaia di calorie che si bruciano siano importanti. Ma tu, il tuo approccio alla corsa è stato subito il trail, sì. Oppure hai fatto anche gare su strada? No? Io non ho mai corso su strada. E come hai potuto trasformare il movimento della bici in movimento pedestre? Perché pensavo, quando a 20 anni stavo 7-8 ore in bici, facevo 200 km, ho detto voglio trasformare queste 7-8 ore non stando su un mezzo, ma muovermi con le mie gambe correndo, camminando. Ecco, riassunto un po' questo. Quindi avevo nella mente le 7-8 ore della bici, quindi questo sicuramente mi ha facilitato. E ho cercato di trasportare questo correndo. In un ambiente che adoro, che è la montagna. E ma Durbano Gas Energy, sappiamo benissimo che Durbano è Rivarolo, insomma, un pianura. Come mai la partecipazione in questa società che tradizionalmente frequenta i campi gara su strada? A Walter è un amico e ci conosciamo veramente da tanto. Quando io correvo in bici, in mountain bike, lui era veramente un grandissimo maratoneta di altissimo livello. E poi insomma ho fatto questa squadra, ci siamo incontrati, abbiamo parlato un po' e ho visto che, pur essendo un ex maratoneta, era entusiasta di queste gare, di questi trail, quindi insomma, gli ho proposto di correre per lui è stato entusiasta e così è andata. Tornando indietro al Monte Soglio, che penso sia nel mirino tuo per domenica. Sabato, perché si parte sabato. Sì. Ce ne saranno molti che arriveranno la domenica, penso. Sì. No, perché ne ho visti lì arrivare a Morenica Trail con la pila di notte. Sì, tu non sei arrivato di notte. No. Allora, ecco, ritornando al Monte Soglio, ce la vuoi anticipare anche, tu l'hai già disputato, sì. Monte Soglio, ecco. Dato che io l'avevo conosciuto a Monte Soglio, una volta era venuto Mauscilla, che è l'organizzatore, per descriverlo. Tra l'altro Mauscilla è un vegano, sì. Proprio vegano, non vegetariano, vegano. Tu cosa ne pensi di questa pratica? Si può fare? Ma io non voglio giudicare, non posso giudicare. Io non ci credo tanto, nel senso che soprattutto nell'endurance c'è insomma, devi mangiare tantissime proteine. Quindi poi se siano animali o vegetali non sta a me dire o ripeto giudicare. Io... Sì, i fagioli hanno le stesse proteine, sì, della carne, però se ne mangi in quantità montagna. Vai avanti poi a gas. Sì.
tra l'altro la reazione. No, adesso, a parte gli scherzi, perché poi io con i vegani l'unico rapporto di conoscenza vedo le imitazioni di Maurizio Crozza, però altre conoscenze, a parte Mauscilla, che ripeto è entusiasta e sta dimostrando quello. Però tu mi hai detto già prima che alimentazione bisogna mangiare molto. Sì. E in questo trail, che non è molto lungo, se si è 60 km, sì, per te è una bazzecola, come lo descriveresti? Da un punto di vista alimentare? No, tecnico. Tecnico, tecnico. Beh, innanzitutto, al di là del fatto che è stato... Tu farai il lungo. Io faccio il lungo, sì. Il mio primo trail è un percorso fantastico, cioè è una gara bellissima, perché boschi di faggio, montagna fino a 2000 metri, passaggi anche insomma su delle creste, quindi non dico pericoloso assolutamente no, però tecnico, e quindi secondo me è veramente un percorso bellissimo e durissimo, perché 3600 metri a dirli sono una cosa, poi a farli... Scusami, fammi una curiosità, il Monte Soglio che ruolo ha lì? Cioè si va sul Monte Soglio? Sì, si passa sul Monte Soglio, assolutamente si passa solo. Sì, perché è la montagna che sovrasta Forno, la partenza e l'arrivo sono a Forno Canavese, quindi... Ti spiego, una curiosità, perché non c'è solo Madonna di Fatima, Medjugorje, io l'ho vista sul Monte Soglio, perché l'unica gara in montagna che ho cominciato è stata il Monte Soglio e ho visto la Madonna quando sono arrivato su. Sì. E perciò è stata un'esperienza, direi, quasi traumatica, lo devo confessare. Però sul Monte Soglio arrivate e poi dove si va? Poi si continua e si... insomma, il percorso continua, diciamo, su una serie di montagne lì che seguono il Monte Soglio. Per 60 km. Per poi scendere a Pianaudi e poi risalire al Colle Bandito, lì là è la parte più difficile, perché si risale di 500 metri sulla parte finale, è veramente dura. Quando l'hai fatta tu quanti eravate? Non mi ricordo, ma penso un 200. C'è l'esplosione del trail, parleremo poi con gli altri due organizzatori che sono tipicamente organizzatori stradaioli, ecco, resta poco. Però tu come giustifichi questo, tu sei innamorato del trail, sì, però questo boom del trail, come lo giustifichi? La voglia della gente, dei corridori, di starsene fuori, quindi è una espressione dell'outdoor, muovendosi per ore in spazi aperti, salendo, scendendo, insomma. Vista la tua stazza atletica, non ti sei mai chiesto, non sei mai stato curioso di sapere cosa potresti fare su strada, in una gara su strada? Quanti anni hai adesso? 48, sono vecchio. Sei un bimbo. E non te lo sei mai chiesto? Sì, sicuramente. Io me lo sono chiesto, mi sarebbe anche piaciuto, ormai è tardi, poi faccio questa cosa. E come tardi, ho cominciato a 40, accidenti, a 8 anni andavo ancora alle elementari, appena alla tua età, diciamo atleticamente parlando. Comunque in bocca al lupo per Paolo, per domenica. Grazie. E adesso un minutino di pubblicità. Ben ritrovati, terza parte di Piemonte in Corsa, mercoledì 24 maggio.
Vittorio Calilli, allora siamo all'ottava edizione di questa Corri Torino, una corsa di massa non competitiva quest'anno perché ci sono state edizioni anche competitive e tutti gli anni mi pare di capire che c'è sempre stesso entusiasmo, ma ci sono più difficoltà, meno difficoltà nell'organizzare? Allora, direi che le difficoltà ci sono sempre, più si va avanti e più se ne trovano di nuove. Ma scusa, non è che voi organizzatori ne facciate una bandiera di queste difficoltà? No, non è una bandiera. Correre in città è diventato comunque abbastanza un problema, proprio scusa, perché comunque Vittorio, ci sono scusa, tante manifestazioni. Vittorio, quindi scusa, chiaramente ti devo interrompere, perché già te 20 e passa anni fa dicevi le stesse cose. Guardiamoci questa clip. Massimo D'Azeglio, Corso Dante, Corso Turati, Corso Unione Sovietica, Corso Sebastopoli, Corso 4 Novembre, poi si prosegue in Corso Galileo Ferraris, si arriva in Corso Vittorio Emanuele, in Piazza Carlo Felice, si svolta per via Roma e addirittura finale via Roma e le partenze. Agonisti e agonisti separato, sempre ecco. Separato. L'agonistica partirà alle 9:15 da Piazza Castello all'inizio avanti di via Po praticamente. Ecco, sì. Gli altri come invece partiranno, sì, la non competitiva invece partirà da Piazza San Carlo come gli altri. Defluirà lentamente e chiaramente quando arriveranno forse i primi della competitiva, gli ultimi della non competitiva staranno ancora partendo. Sì, infatti, perché l'anno scorso sono tre, il primo ha impiegato 35 minuti, quindi la Borsa Omaggio cosa c'è? Borsa Omaggio quest'anno c'è la crisi. Troverete una bella crisi dentro. No, comunque ci sono appunto dei gadget delle aziende, c'è il pettorale, il programma adesivo dei gadget delle aziende, c'è la cartolina per ricevere appunto la medaglia ricordo all'arrivo, cioè compilarla e consegnarla all'arrivo, ritirare la medaglia ricordo e partecipare ai 1000 premi. Il primo premio c'è sempre comunque una 500 offerta dalla FIA, dalle succursali FIA di Torino. Allora, c'è la crisi, ma siamo, sai quando è questo? 23 maggio 1994. Mamma mia, storico. Sono 23 anni fa, 23 anni c'era fa. La crisi. È ora, pensa è ora che di crisi. Andare in pensione, dici tu, no? I nostri politici dicono che era la crisi dal 2008, è altro che 2008. No, adesso a parte gli scherzi. A parte le battute, comunque non è facile comunque organizzare questi eventi. Ripeto, ce ne sono ormai tanti e quindi in città diventa sempre più difficile. Quest'anno appunto abbiamo optato per il discorso non competitivo totale, proprio per cercare di creare una giornata di festa, di aggregazione, rivolta a tutti, cioè a chi partecipa anche solo una volta all'anno a una manifestazione di questo genere o a chi è appassionato e vuole correrla comunque sotto il profilo sportivo e come un allenamento anche. Avremo la mini Corri Torino di 1,5 km e la Corri Torino appunto di 10 km. In più si potrà portare il proprio cane, a chi non si... o anche la moglie se volete, organizzare. Per carità, io no, però al seguito diciamo. Ecco, e quindi chi non si riesce a staccare dal proprio amico a quattro zampe se lo può portare dietro tranquillamente. Ma tu hai un'esperienza notevole di organizzazione, non dimentichiamoci, e non rivediamo il segreto di Pulcinella. No. Va bene. È nata Corri Torino sulle ceneri della vecchia Stratorino, che tu hai seguito per anni. Per 15 Questa anni. Intanto è una delle prime edizioni appunto della rinata Corri Torino. Abbiamo visto passare Michele Uras, che allora chiamavamo Michelone, adesso lo chiamiamo Michelino perché è la metà. E già in questa edizione questi sono gli agonisti perché aveva appunto due sezioni. Sì, c'era una sezione sia competitiva che non competitiva e appunto quest'anno è totalmente non competitiva invece. Ci sarà sempre praticamente la medaglia ricordo per tutti, ci sarà la possibilità di partecipare all'estrazione dei 10 superpremi che saremo in piazza. Il primo chiaramente quest'anno non è una macchina ma è uno scooter offerto dalla Piaggio. E quindi l'invito che rivolgo a tutti è di partecipare numerosi, per passare una domenica in allegria nelle vie cittadine, riscoprire angoli che non durante la settimana col traffico che non si riescono ad apprezzare
E poi appunto, non ultimo, ricordare anche che la manifestazione è in favore di Pensare Oltre, che è dedicata appunto ai bambini, perché comunque i bambini di oggi saranno gli uomini di domani. E quindi tu dicevi, hai messo un po' l'accento sul fatto della difficoltà di organizzare a Torino. In effetti Torino... No, ma in tutte le città, no? Sì, solo però Torino, Torino ovviamente è stato il traffico, il centro di Torino è stato bloccato appena 2 settimane fa. E certo, andare dai, questo, dagli amministratori... Noi praticamente avevamo individuato appunto la manifestazione, come sempre, è fine maggio, noi a novembre avevamo deciso la data, poi chiaramente si sono infilati altri che ci hanno preceduto. E chiaramente non, questo porta delle complicazioni. Noi abbiamo cercato di fare un percorso comunque che quest'anno sia il più possibile, diciamo, snello, per non creare il minimo impatto con gli automobilisti e per cercare di lasciare liberi i corsi principali. E dopo di ciò, chiaramente qualche piccolo contrattempo lo si creerà per forza. Comunque cerchiamo tutti di fare una domenica in allegria. Insomma. Per divulgare la manifestazione in modo efficace, innanzitutto vorrei sapere come ci si fa a iscriversi, quali sono le modalità e quando. Ci si iscrive nei punti di iscrizione che sono sul sito Corri Torino. Dove bisogna andare sul sito? www.corritorino.com. E comunque è già aperto da qualche giorno il centro Corri Torino in piazza San Carlo, e domenica mattina ci si potrà ancora iscrivere. L'iscrizione costa praticamente 10 euro, da diritto alla sacca di iscrizione contenente la t-shirt, perché quest'anno appunto c'è una particolarità, quest'anno sarà una Corri Torino tricolore, nel senso che, come vedete, la mia maglia è verde, ci sono altrettante maglie bianche e rosse, e quindi sarà una grande bandiera tricolore che corre per le vie, per i corsi di Torino. Quindi non mi resta che ribadire l'invito a tutti i partecipanti di essere numerosi, e ci vediamo domenica mattina in piazza San Carlo per le 9.30 la partenza. Ecco, tu organizzi altri eventi non in pianura ma in montagna. Montagna, sì. Qual è che ti dà più gratificazione? Organizzare da noi a Torino oppure in montagna? No, ma non è avere più gratificazione in una location piuttosto che in un'altra. E in montagna chiaramente si fanno cose diverse, più, diciamo, vicine alla natura. Noi tra l'altro ricordiamo che siamo anche organizzatori, quest'anno, 1 ottobre, ci sarà di nuovo il giro ritorna della collina, il 35esimo giro della collina. Ritorna, se riusciamo a... La mia prima gara effettuata a Torino, perché prima non competitiva alla Mandria, e subito dopo il giro della collina, perché per era istituzionale. Non hai più camminato, insomma. Per una settimana non hai più camminato, in effetti. No, in montagna è bello, perché comunque sei, come diceva lui, il contatto con la natura non ha paragoni, insomma. La città, io ti dico... Ma c'è più collina, rispondenza da parte dei partecipanti oppure... Chiaramente noi queste manifestazioni in montagna le facciamo d'estate, durante il periodo d'agosto, tra dire a Bardonecchia, la Corribardo ad esempio, e c'è una buona partecipazione. Chiaramente non ci sono i numeri della città, in città comunque ci potrebbe essere un'ulteriore partecipazione di numeri ancora superiori, però chiaramente ci sono tante manifestazioni, e quindi questo è inevitabile che uno scelga, opti per uno o per l'altra. Comunque di queste concomitanze domenica sarà pensi? Una bella Corri Torino, quindi invito tutti a partecipare, perché domenica ci sono molte concomitanze, ovviamente, a parte la strasettima. Ormai adesso se ne parlerà della stracirie Lucio Danza. E no, ma con Cirie siamo un'altra cosa, siamo, sì, più a distanza, quindi per carità non vogliamo che da Cirie venga a Torino, viceversa. Una volta c'era il comitato provinciale che, diciamo così, stilava parte del calendario. Certo, adesso, però, tanto si trovano sempre delle concomitanze comuni. E adesso c'è il comitato regionale che, certo, decide il calendario. Tu cosa suggeriresti? Quale sarebbe la soluzione ottimale per te? Ma no, è chiaramente, cioè, quando sono due manifestazioni vicine, di cercare perlomeno di fare, diciamo, delle distanze diverse, delle distanze che non siano la stessa, chiaramente. Diverse caratteristiche, in modo una che si mezza possa... o una stracittadina ci sta benissimo,
comunque mi rendo conto che non è facile, perché poi per tanto che uno possa programmare eccetera, uno ha sempre voglia di organizzare la sua in quel periodo, e quindi comunque poi ci sono gli affezionati che quindi vanno sempre comunque, quindi lasciamo libertà di pensiero e di scelta. Sai cosa ci sta bene adesso? Un po' di... Un minutino di pubblicità, aspettateci. Ben ritrovati, quarta e ultima parte di Piemonte in Corsa, mercoledì 24 maggio. Lucio Danza, siamo con la Stracirie, questa è un'edizione speciale, festeggia le nozze d'argento, tu festeggi le nozze d'argento con la Stracirie, 25 anni. Sono tanti e sono pochi, sono tanti perché 25 è un bel numero, pochi perché il tempo passa e non te ne accorgi, vero? Buonasera a tutti, sì, quest'anno... La Stracirie compie i suoi 25 anni, le nozze d'argento come le chiamiamo noi. Sono orgogliosissimo di essere riuscito ad arrivare a questo traguardo, proprio perché è stata la mia prima manifestazione che con altri amici abbiamo organizzato. Ci eravamo dati una scommessa in quegli anni di portare delle persone a Torino, cioè scusate, a Cirie, un tot di persone, visto che altre manifestazioni facevano da padrone. In pochi anni ci siamo riusciti, ci sono stati anni belli, anni meno belli, però la Stracirie, come altre manifestazioni che superano un certo numero di edizioni, secondo me diventano delle classiche. Per questo niente, il mio invito è più che altro a chi vuole partecipare, ben venga a Cirie. Sappiamo benissimo che Cirie il percorso è molto caratteristico, molto bello, la location non è da meno. E pertanto sono contento di essere arrivato a questo traguardo, anche se negli anni abbiamo creato altre manifestazioni, però secondo me la Stracirie resta per me sempre la Stracirie. Beh, guarda, abbiamo un'edizione di 20 anni fa, del 2005, sono 12 anni fa, e 9,6 km allora era, con 1400 classificati. Aveva vinto tra l'altro Nicola Ciavarella, che poi lo vedremo arrivare al traguardo, l'ora della TP Torino, in 30 minuti. E tra l'altro era reduce tre successi in 7 giorni, aveva vinto la Stracaselle, Memorial Sicari e poi appunto la Stracirie. E queste sono immagini di Giovanni Rossi, che era riuscito a scroccare un passaggio sulla macchina della RAI. E allora c'era anche la RAI che ti seguiva. E poi il secondo era Walida Abdelkader, del Custorino, giovane. Terzo Bruno Santachiara, anche lui giovane. Poi tra le donne aveva vinto Shebire Fissea, che tra l'altro adesso ha un negozio, no? Sì, Cirie, di cioccolato. E allora era del Cafasse. Seconda Sara Ferroglia e terza Melissa Peretti, che non corre più. Che cosa provi a vedere queste immagini, Lucio? Beh, al di là di quello che uno possa pensare, molta emozione. Molta emozione, perché comunque in quegli anni si facevano questi numeri ed erano tutti competitivi. Adesso va di moda il non competitivo. Perché secondo te? Ma perché c'è una dispersione innanzitutto, perché le squadre, quelle che vediamo adesso qui nelle immagini,
sono squadre che, come il sottoscritto, tanti anni fa erano potentissime, erano in tanti ed erano giovani. Adesso queste squadre sono, non si sono per alcune, non si sono, sono, alcune hanno chiuso l'attività, diciamo, alcune sono diventate vecchie, non si sono rinnovate ed è venuto fuori una nuova realtà che è il non competitivo, che non guarda più se la squadra vuole andare a quella gara o altro, ma fa quello che gli piace di più. Un po' anarchico, via. Esatto, per questo. Non voglio vincoli. Non voglio vincoli, alcune società ci riescono pochissime ancora, altri, ecco perché poi sono nati i trail ex corso in montagna. Infatti Paolo ex. Rossi prende l'ingaggio dalla Durbano, però non viene a correre in pianura. E poi sì, comunque anche poi è sempre difficile, una volta si riusciva ad avere tante società che fossero, tra virgolette, di destra o di sinistra, adesso invece c'è ognuno cura il suo orticello e si vede anche le concomitanze, no? Lo vediamo questa domenica che arriva, al di là della Corritorino, che anche lei ha la sua storia, perché prima organizzava la Stratorino, però le società tutte vogliamo aiutarci, però poi nessuno si parla e guarda caso poi sono le concomitanze in 20 km, sono due manifestazioni simili. Poi che sia una che sia FIDA, l'altra che sia ente di promozione sportiva, questo ce la possiamo contare fino a un certo punto, ma ognuno guarda se quando stesso. Quando organizzavi questi eventi, cioè no, lo organizzi ancora, però voglio dire di questa caratura, 1400 partecipanti classificati agonisti, non è da tutti i giorni adesso, in questi tempi, però ti accusavano di essere opportunista, la parola più corretta e più edulcorata, opportunista, perché ti facevi prendere e ti facevi ottenere l'approvazione alla tua gara sia dalla FIDAL sia dalla WISP. Adesso vedo che c'è soltanto l'approvazione WISP. È modificato qualcosa nei tuoi intendimenti, oppure per forza di cose hai dovuto agire così, cioè farla solo WISP? No, nel senso, come dicevo poco fa, è cambiato il modo di pensare. Per questo l'atleta, che sia una gara WISP, che sia FIDA, che sia coso, guarda l'evento. Se l'evento gli piace, non sta a guardare se organizza Lucio Danza, se organizza un ente di promozione sportiva, se organizza la federazione. E per questo gli piace l'evento, ci va e non interessa a nessuno. Per quanto riguarda l'organizzazione, i costi per quanto riguarda la FIDAL o federazione purtroppo sono enormemente cambiati su tante manifestazioni. Magari la 10 km non te ne accorgi tanto, ma io ho visto che se organizzi una mezza maratona il prossimo anno ne vedremo sparire molte, perché oppure si porteranno, come sta già facendo qualcuno, dalla mezza maratona a organizzare la 20 km, così abbassa il costo delle tasse. Sì, per queste sono domande che qualcuno forse... È obbligatorio, diciamo, ricordiamolo, avere l'approvazione nazionale. Per questo, cioè, cambiano le persone sedute alla sedia, ma forse non si parla mai bene effettivamente di come risolvere il problema. E il problema, poi una volta forse non ci si faceva neanche caso, perché comunque c'erano anche molti più sponsor. Adesso gli sponsor, io forse mi ritengo un fortunato in questo momento, perché abbiamo una nuova squadra, tutto, ma se vai a vedere gli sponsor che puoi trovare adesso in una manifestazione, forse è l'amico che ti aiuta, che ti conosce da 20 anni e sa che organizza la Stracirie, null'altro. Ma tu ritieni che possa continuare ancora questo dualismo FIDAL, WISP, oppure ci sarà un avvicinamento? Ma l'avvicinamento vedo che ogni tanto ci provano, è un po' come due treni che arrivano alla stazione, c'è lo scambio di binari, ogni tanto si incrociano e poi vanno ognuno però per la sua strada e i binari sono di nuovo tutti e due paralleli. Ma che bel esempio, te lo sei studiato? No, è sempre stato il mio pensiero, per questo, no, questo pensiero qua di realtà, ecco, sa da dove veniva? Da quando parlano di doping, scusate se cambio il colore, il doping ha una sua linea e chi studia l'antidoping ha una sua linea, sono due binari. Ogni tanto si incrociano perché scoprono qualcosa, però poi automaticamente i due binari sono di nuovo paralleli e allora c'è chi studia come fare il doping, chi studia l'antidoping. Da ex atleta non è che siano esperienze vissute? No, io ho avuto due controlli antidoping dopo due maratone, che ero arrivato nei primi tre, una a Roma e una a Firenze,
gli è andata male, mi hanno trovato negativo per questo. Questo vuol dire che forse era un po' più pulito degli altri. È un pretesto per far capire che non sei un signor nessuno, ma sei stato un fior di atleta. Ecco. Però come atleta hai avuto tante soddisfazioni, come organizzatore tante soddisfazioni altrettante, però anche molte amarezze. Quali sono quelle che ti sono... così, di più amare? La più amara di tutte è stato quell'anno che la mezza e la 10 hanno sbagliato percorso, ma lì non dipendeva dall'organizzatore, purtroppo da chi gestiva un incrocio. No, ma ho visto che posso vantarmi di dire c'ero anch'io. Ho letto che è successo anche alla maratona di Piacenza, per questo può succedere. Questo probabilmente tante volte c'è chi sorride, che forse è l'organizzatore come te, che però sa che prima o poi può capitare anche a lui, e c'è chi invece critica perché magari non ha mai organizzato nulla, e allora dice ah, che ci voleva. E l'altra invece delusione per quanto riguarda come organizzatore è stato il fatto di essere alcune volte, sì, è stato essere stato opportunista e aver cambiato magari strada facendo le mie decisioni. Però mi sono anche sentito comunque tante volte preso in giro dalla federazione in alcuni casi, per questo a quel punto le mie decisioni non sono così inventate a convenienza, sono state dettate comunque da anni, se vediamo che la Stracile ne ha 25, altre manifestazioni sono arrivate anche a 15-16, non è stato un mio volere, però mi è un po' dispiaciuto. Possiamo parlare della Stracile? 30 Questa secondi. È una prova di circuito WISP, sì. Coppa WISP regionale, individuale e di società. Il tracciato l'hai già accennato, è bellissimo, cambiato. Sì. No, tanto. È uguale, identico allo scorso anno, c'è una competitiva di 10 km, avranno il chip usa e getta, questo attaccato al pettorale, ci portiamo anche avanti ci portiamo anche un po' avanti con la tecnologia, e ci sarà una non competitiva di 6 km. Che però tanto poi chi vuole farla a 10 la farà tranquillamente. Partenza 9.30 sotto il viale davanti al comune di Cirié, ritrovo dalle ore 8 in Villa Remert per eventuali nuove iscrizioni. Iscrizioni entro venerdì. Sì, invece i non competitivi online entro stasera a mezzanotte, però invece... stasera siamo a mercoledì. No, i non competitivi. Ah, i non competitivi. Online. Invece ci sono ancora i punti di iscrizione aperti fino a sabato e domenica mattina tranquillamente, sia competitiva che non competitiva. Ci sono anche i giovani. Dimmi, scusa. Niente, sono anche i giovani, basta. Voglio fare gli auguri a tutti gli organizzatori, ovviamente, concomitanze o no. Innanzitutto Lucio Danza, che vi dà appuntamento domenica a Cirié con la Stracirié. Dimmi. L'ultima cosa, ci siamo superati, quest'anno diamo un Apollo a tutti gli iscritti. Wow! Per questo 25 anni vanno premiati. Colpo finale. Mi sono dimenticato la cosa più importante. Un Apollo che non è da tutti i giorni. L'esperienza, vedi? Ovviamente Vittorio Calilli vi dà appuntamento a Torino alle 10. 9.30 a Piazza San Carlo. In Piazza San Carlo con la Cori Torino. E invece Paolo Rossi non vi dà appuntamento, ma magari ci mandi qualche notizia sulla tua prestazione al Monte Soglio, alla prima gara che fai su strada, poi mi telefoni. E purtroppo questa sera vorrei darvi l'arrivederci a mercoledì, ve lo do, però non ci sarà una persona, un amico, perché venerdì scorso, verso le 23 di sera, mentre stava davanti al televisore in salotto con la moglie, è improvvisamente mancato master 57enne Nicola Di Vietri, che vedete adesso nella foto del Borgaretto. Abitava a Cambiano, lascia la moglie e due figli, una splendida persona. Di lui ci mancherà il suo sorriso, la sua simpatia e la sua voglia di correre. Ciao Nicola, ciao a tutti amici, buonanotte.